Come possiamo difenderci nelle controversie con le compagnie telefoniche? Quali sono le più frequenti e come appunto è possibile riconoscerle? Nel nostro secondo approfondimento, Mazza De Giuli lo ha chiesto al Corecom. Lei ha appena conciliato alle spalle la conciliatrice, perché si è rivolto al Corecom? Perché l'operatore con cui ero, appunto, avevo dei contatti, avevo un contratto aperto, continuava a mandarmi le fatture di addebito, avendo trasmigrato in un'altra compagnia. L'utente si è rivolto all'operatore in questione. Raccomandate, mail, colloqui con i call center. Non riusciva a risolvere il problema. Alla fine ha chiesto aiuto al Corecom, come tanti altri cittadini in difficoltà con compagnie telefoniche e televisioni a pagamento. Nella maggior parte di casi si tratta di fatturazioni non giustificate, nel 38% dei casi. Sì, ci sono tutta una serie di situazioni di contestazioni contrattuali che vanno dalle più lievi, relative appunto ad addebiti, spese ingiustificate, a situazioni più gravi che sfociano in vere e proprie truffe. Per esempio, profili contrattuali non attivati dall'utente. In questo caso l'operatore telefonico è a sua volta parte lesa. Oppure difformità fra un contratto concluso al telefono e la sua versione cartacea. Il consiglio in questi casi è di chiedere la registrazione telefonica. Secondo il codice privacy vigente, si può ottenere la registrazione telefonica e verificare. A Questo chi? A chi va richiesta? va richiesta all'operatore telefonico. Quindi, quando si ha contezza di un rapporto contrattuale che o non è stato voluto o è stato voluto in termini diversi, il consiglio è fare un reclamo e all'interno del reclamo chiedere chiaramente la base contrattuale su cui l'operatore poggia le sue richieste economiche. Se la controversia continua, è buona norma fare reclamo attraverso le associazioni dei consumatori e, se non si risolve, rivolgersi al Corecom, che avvierà un tentativo di conciliazione. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Corecom diventa giudice della vertenza in ambito amministrativo, con la pronuncia che vincola la parte. Dal 23 luglio, con la digitalizzazione, l'unico canale per accedere al Corecom è il Concilia Web. Di cosa si tratta? Beh, è stato aperto appunto questo canale nazionale da Agicom che consente a tutti gli utenti di potersi rivolgere direttamente al Corecom passando attraverso un sito web. Di fatto non cambia niente nel servizio all'utenza, anzi è un miglioramento perché ognuno può gestire il tentativo di conciliazione direttamente da casa. Il sito è di facile accesso, ma a chi non ha dimestichezza con internet, il Corecom offre assistenza. Concilia Web ha fatto registrare un bel incremento delle richieste di conciliazione. Lo scorso anno, col sistema tradizionale, abbiamo registrato 6.250 richieste di In conciliazione Piemonte. in Piemonte chiaramente e quest'anno dal 23 luglio a oggi che siamo praticamente a metà ottobre abbiamo ricevuto una richiesta di ulteriori 1.600 domande. Quindi cosa vuol dire? Che al giorno, a metà ottobre siamo già praticamente a livello dell'anno scorso con una richiesta di 6.000 conciliazioni. Solo nel mese di luglio il Corecom ha fatto stornare agli utenti fatture per un totale di 100.000 euro. In genere bastano 40 giorni per arrivare alla risoluzione di una controversia in Piemonte, la media migliore in Italia. Sono le 7:50.